Hai preso l'umana carne e nell'umana carne sei salito sulla croce e poi ti sei lasciato qui in mezzo a noi, Verbo di Dio fatto uomo, noi ti adoriamo e qui nel Santissimo Sacramento dell'altare ti diamo l'omaggio della nostra fede e del nostro amore. Lode e gloria a te, Signore. Vi lodiamo e noi crediamo nel tuo amore, noi crediamo nel tuo amore, noi crediamo nel tuo amore, Gesù, vogliamo stare con te questa sera, anche se per poco tempo vogliamo restare con te, e vogliamo contemplarti qui in quest'ostia, ma non vogliamo dimenticare che tu sei il bambino che in questi giorni comparisce davanti ai nostri occhi, un Dio che si fa bambino
un Dio che scende in mezzo agli uomini e comparisce proprio nella fattura di un bambino amabile, un bambino a cui nessuno può far del male, perché il bambino non può far male a nessuno. Un Dio che è alla mercé di tutti, perché il bambino chiunque può prenderlo dalle braccia, può baciarlo, può cullarlo. Tutto si può fare ad un bambino. E tu sai, ti sei quasi annullato, ti sei fatto piccolo, grazioso, ti sei messo in mano agli uomini, ecco, ti sei consegnato nelle nostre mani, perché noi ti vedessimo, ti contemplassimo e vedessimo in te anche noi. Tu un giorno dirai: se non mi farete come un bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Ti sei fatto bambino e ci insegni in questo tuo farsi bambino ad annullare la potenza dell'uomo, ad umiliarci, ad essere innocenti e puri, a camminare nella via dell'innocenza e della santità. O Gesù bambino, o Gesù insanguinato, o Gesù che salisti poi sulla croce e desti la vita agli uomini, o Gesù, noi ti contempliamo nell'albero della tua vita. Nascesti bambino, crescesti in sapienza, grazia ed età, ti facesti grande, predicasti il Vangelo del Regno, salisti sulla croce, scendesti nelle profondità della terra, risalisti al cielo, risuscitato nella via nostra, Signore. Fa che noi ti seguiamo in questa via, ci facciamo bambini, cresciamo in sapienza, età e grazia davanti a te. Non abbiamo paura di salire alla croce, di scendere negli inferi e di salire attraverso te nella gloria. Lode e gloria a te, Signore. Grazie Padre perché ci hai dato Gesù. Gesù è il dono dell'amore. Lascia d'amare da Gesù. Lasciati guardare da Gesù. Gesù lo guardò e lo amò. Ma quel giovane non accolse l'amore di Gesù e se ne andò. E non ebbe il dono della fede. Giovanni invece si lasciò amare ed ebbe il dono della fede. Signore, anche noi vogliamo appoggiare il nostro capo, il nostro cuore sul tuo cuore. Vogliamo lasciarci amare. Lasciati amare in questo momento da Gesù. Ti darà il dono della fede. Grazie, Signore. Signore Gesù, sono passati quasi 2000 anni da quando hai accettato di venire in mezzo a noi, per amore nostro, Signore, per la nostra salvezza. Signore, anche noi come i primi pastori che vennero per adorarti, stasera siamo ai tuoi piedi, oh Signore, a contemplare la tua misericordia, la tua bontà. Siamo qua a ringraziarti, oh Signore Gesù, perché hai aperto i nostri occhi, oh Signore. Abbiamo accettato il tuo messaggio di pace, il tuo invito alla pace.
lo sentiamo nel nostro cuore, oh Signore, anche se siamo stati dei figli ribelli, ci siamo convertiti a Te, al Tuo Vangelo d'amore, ci siamo convertiti a Te che sei il Dio della pace. Avevamo bisogno di Te, oh Signore, non lo sapevamo, ma quando Ti abbiamo scoperto, oh Signore, la gioia è entrata nel nostro cuore. Un equilibrio nuovo, Signore, si è instaurato in noi e il nostro spirito è nella gioia. E ogni momento della nostra vita, oh Signore, è un ringraziamento a Te, oh Signore, per quanto hai fatto e per quanto continui a fare per noi, per la nostra comunità, per i nostri fratelli, per il mondo intero, oh Signore. Stasera Ti chiediamo di darci la possibilità di andare anche noi per il mondo ad annunciare che il Re della Pace è nato, a fare i Tuoi missionari, oh Signore, per annunciare che l'amore si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per la nostra salvezza. Ascoltaci, oh Signore. Vogliamo cantare Gesù come cantava Maria nostra madre, perché Gesù nell'ostia è sempre Gesù che nasce, come nasce in Maria, nasce nelle mani del sacerdote per opera dello Spirito Santo ed è qui nato per noi. E qui nato per noi, cantiamo Gesù bambino presente in questo altare. Tanti santi lo vedevano bambino sull'altare, nell'ostia, lo contemplavano bambino nell'ostia. Oh Gesù che sei in quest'ostia, noi vogliamo cantare a Te, vogliamo cantare come Tua madre. Vogliamo cantare con l'inno degli angeli, vogliamo cantare così come siamo, col nostro cuore, nella fede e nell'amore. Ci presentiamo a Te, siamo tutti malati. Tu sei venuto per guarire tutte le nostre malattie e sei qui in mezzo a noi come colui che dà la vita. A causa del peccato, la malattia è entrata in questo mondo ed è entrata la morte. Ma Tu sei la vita. Oh Gesù, quante malattie ci sono nel mondo, si moltiplicano, ne cessa una e ne comincia un'altra, perché la malattia accompagna la vita dell'uomo, ma Tu sei la medicina perenne, il Tuo corpo e il Tuo sangue sono la medicina per l'uomo, come dell'anima, così del corpo. Signore, noi Ti chiediamo un aumento di fede. Noi crediamo che il Tuo corpo e il Tuo sangue sono veramente medicina per noi, bevanda salutare per l'anima e per il corpo. Come pure confessiamo che quando ci accostiamo a Te, con il cuore non mondo, noi facciamo di questo farmaco di vita come il veleno che corroda la vita, come il veleno della morte. Per queste tante malattie imperversano anche tra i fedeli, perché non riconoscono in Te il corpo del Signore. Signore Gesù,
fa che ci accostiamo a te come al farmaco della vita, come al cibo salutare dell'anima e del corpo. Saziaci, Signore, di te e cancella le nostre malattie, distruggi le nostre malattie, perché noi possiamo nella buona salute lodarti, glorificarti e accompagnarti nel cammino della vita. È vero che la tribolazione non può mancare mai nella nostra vita, che noi dobbiamo compiere nella nostra carne quella che manca alla tua passione, ma ti chiediamo, Signore, questa sera di venirci incontro e di darci nel sacramento dell'Eucaristia una vitalità nuova, un farmaco nuovo che distrugga i virus, che arresti le malattie. Mostra, Signore, nella tua Eucaristia che tu sei il potente, che tu distruggi il male anche nella sua dimensione fisica. Lode e gloria a te, Signore. Signore, è scritto, non c'eri in esso nessun malato, perché la tua presenza guariva tutti, perché la tua forza investiva tutti. Tu attorno a te guarivi le malattie, non c'eri né più zoppi, né ciechi, né muti, non c'eri né più paralitici, perché tu guarivi tutti. O Gesù, che sei qui in mezzo a noi, mostra la tua potenza guaritrice. Mostrati medico divino, mostra la tua potenza che guarisce in mezzo a noi, perché troppi malati siamo intorno a te. O Gesù, fa che noi crediamo a te e nella fede possiamo trovare la via della guarigione. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu sei potenza che guarisce, tu risollevi dalla fossa chiunque è caduto, tu guarisci tutte le nostre malattie, tu rinnovi come acqua la nostra giovinezza. Sì, Signore, io sono colui che ti guarisco, io sono colui che ti libero da tutte le malattie, contratti in Egitto, contratti in Canaan. Io sono il Signore della tua guarigione. Signore Gesù, noi crediamo che tu sei presente in tutti gli uomini e in questo momento sei tu che patisci in tutte le parti della terra. Il Padre tuo usa la verga contro i figli degli uomini per ricordare che tu solo sei Dio. Gli uomini si sono allontanati da te, gli uomini che sono la tua carne, e Padre tuo usa la severità, usa la verga per correggere i suoi figli, ma i suoi figli sono la tua carne. Tu sei il primogenito fra molti fratelli ed è per questo che ti preghiamo, Signore Gesù, cura la tua carne che soffre in tutte le parti del mondo. Signore, noi non possiamo essere insensibili a quello che succede sulla terra. Signore, anche la natura sembra ribellarsi all'uomo, anche la natura fa vittime, ci sono vittime dovunque, morti a non finire, perché gli elementi della natura flagellano gli uomini. Tu ti servi degli elementi della natura per flagellare i tuoi figli. Pensiamo ancora, Signore, a Kosovo, pensiamo, Signore, a Venezuela, l'America Latina flagellata, quanti morti nel fango,
quanti morti, Signore. Pensiamo ai terremoti che ancora infestano la terra. Pensiamo a quelle persone che sono vittime dei pirati, che agonizzano perché non sanno che cosa succede loro da un momento all'altro. Pensiamo a tutti quelli che soffrono nel mondo, quante malattie imperversano, quante tribolazioni, quanti bambini che muoiono, quanti bambini che soffrono, e la tua carne, oh Signore, che soffre, perché tu sei presente in tutta l'umanità. Tutta l'umanità è il tuo mistico corpo e tu soffri per la redenzione degli uomini. Signore, noi ti preghiamo in questo momento, risolleva la sorte di tanti uomini, di tante donne, di tanti bambini, di tanti i quali sono disperati, non sanno cosa fare. Oh Gesù, ti preghiamo, tieni la mano di tuo Padre che ci flagella, perché noi possiamo in questo scorcio di millennio godere un poco di pace. Oh Gesù, questa sera ti supplichiamo per tutto il mondo sofferente, ti supplichiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono nel mondo, per i piccoli e per i grandi. Ti preghiamo per tutti, oh Signore. Offri le tue piaghe ancora al Padre tuo, perché in forza delle tue piaghe, della tua passione, siano risparmiati i tuoi fratelli. Lode e gloria a te, Signore. La tua bontà, oh Dio, o come dice il testo originale, la tua umanità e benignità si sono manifestate nel nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli si è manifestato a noi e per la tua misericordia in cui siamo stati salvati mediante un'effusione dello Spirito. A te glorio Padre che ci hai mandato il Salvatore, perché per mezzo del Salvatore nostro Gesù Cristo siamo stati riconciliati con te e la tua benignità e bontà è apparsa in mezzo a noi. O Padre del Cielo, qui viene celebrata nel testo di Tito la tua umanità e la tua benignità che si sono manifestate in Cristo Gesù tuo Figlio. Mostraci ancora questa sera nella umanità e benignità del tuo Figlio, il tuo vero volto, Padre, anche quando tu ci mostri la tua severità e per la nostra salvezza, per la nostra correzione, e perché tu ci vuoi liberare dal male, ci vuoi salvare, che ci tratti così. È un tratto del tuo amore quello che tu usi per noi, Padre del Cielo. Manifesta ancora questa sera la tua umanità e la tua benignità nel volto bello e suave del tuo Figlio che è apparso in mezzo a noi. Lode e gloria a te, Signore. Gesù, alita il tuo profumo d'amore in noi, questo balsamo di vita. Signore, noi respiriamo il tuo spirito, fa che il tuo spirito guarisca la nostra fede, accende in noi l'amore, accende in noi la lode, la benedizione, la carità verso i fratelli. Grazie Gesù per questo profumo di infinito amore, grazie Santo Spirito perché vieni nelle nostre piaghe e ci risani. Ya la rene mayana ye rana mayuru yorena nagarani mayeranu
yano maroro Nyagiriana maye dwarana mona yuranu Nagarani mana kalarayurai nyanti Tiyanana yore nuru Mururayuru Aisha khalaya Rinyanu mayurano Yuri ni munanu no shururu koruno Yaviri ni amyaya ni mamushi shuye Amikaranu yang koroti vintasti Urini non ti caramaru e damascio cori non sciomote Tu nirini muka mutasci munkarere tu Ora numani manurena io Anakishi manto stirono Io mirani unaki ma io nakuro io rishogu Nurimi nikinti umonti kalayo di kustiro te Marukana yomi aluna mohonamu Anukadari adyani amakoro ite shuakara toriti Amakara ashvero moshamu Nyaruri moni munka tumayi nyanuke Turi nongkala yuru Fiori di mu, fiori di mu, fiori di no cu, lu tu starò contiri. O Gesù, abbiamo cantato a te. Tu sei il nostro Dio, fuori di te non c'è salvezza. Dove possiamo andare? Andremo fuori di te, lontano da te, come disperati. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra vita. Fuori di te non c'è dove andare, non c'è chi cercare. Ci sono tenebre fuori, c'è solo c'è il male fuori. Tu sei tutto. Tu sei l'amore, la vita, fuori di te non c'è altre, fuori di te c'è la morte, tu solo sei la vita e la vita eterna. E noi cerchiamo te, Gesù, ci stringiamo attorno a te, Gesù, questa sera e ti diciamo, regna su di noi, Signore, vive dentro di noi, oh Signore, prendici con te, oh Signore, e portaci al Padre. Amen. Ed essere fratelli e sorelle, portiamo Gesù in processione e chiediamo a Gesù che ci benedica, benedica le nostre case, benedica ciascuno di noi e che ciascuno di noi sia una benedizione uscendo di qui per tutti quelli che si incontrano per la strada. Sia per ciascuno di noi una benedizione in casa, una benedizione ovunque noi si vada. O Gesù, segnaci col tuo sigillo e fa che ognuno di noi sia benedizione per l'altro, fa che ognuno di noi annunzi all'altro che tu sei vivo, che tu sei vivo e che fuori di te non c'è vita.